pipistrello di Johann Strauss andò in scena per la prima volta nel 1874 a Vienna. Quell'anno Johann Strauss intraprese la sua lunga tournée italiana che toccò anche il Teatro Comunale di Bologna. Ma l'anno precedente era stato l'anno orribile per le borse di Vienna. C'era stata una crisi finanziaria che aveva gettato sul lastrico migliaia di persone. Ed è per questo che l'operetta di Strauss arrivava nel momento giusto, nel momento in cui Vienna aveva voglia di ripartire, di pensare in maniera leggera. In realtà in maniera leggera Strauss non era mai stato abituato a pensare. La sua famiglia, in particolare suo padre, aveva cercato di ostacolarlo in ogni modo. Il padre era arrivato addirittura a distruggere il violino pur di non fargli intraprendere la carriera musicale. E invece fu la madre che concesse al figlio di studiare comunque la musica e di farlo addirittura, in sfregio al padre, con il primo violino dell'orchestra di Johann Strauss Senior. Quando lo scoprì, ovviamente, la scena in famiglia fu terribile. E Johann Strauss figlio arrivò a un certo punto a competere addirittura con l'orchestra del padre. Ci furono episodi clamorosi in cui a Vienna, nella stessa serata, si esibivano l'orchestra del padre e l'orchestra del figlio.